faticoso innovare perché accanto a quelle che sono le difficoltà comprensibili, cioè necessità di finanza, tecnologie difficili da sperimentare, c'è tutto quanto un corpo di abitudini, di leggi, di regolamenti, i quali tendono a conservare quello che già esiste e quindi a essere in qualche misura avversa all'innovazione. L'innovazione per sua natura è sovversiva, nel senso che cambia le gerarchie, modifica gli equilibri, fa emergere dei soggetti rispetto ad altri ed evidentemente tutto questo qui presuppone un sistema abbastanza libero e liberale perché altrimenti si oppone all'innovazione e per l'innovatore è una fatica. L'innovazione è democratica nella misura in cui emerge da qualsiasi soggetto che possa essere interessato a produrre qualche cosa di nuovo. Quindi non viene dall'alto, ma spesso viene dal basso. E questo lo avvertiamo anche nel campo delle tecnologie. Ormai non sono più le grandi imprese quelle che fanno le innovazioni, perché hanno piuttosto la tendenza a sfruttare le tecnologie che già hanno, mentre invece coloro che non hanno dietro un corpo già consistente di innovazione applicata cercano nuove strade e le aprono proprio perché non hanno preconcetti e in questo caso diciamo l'innovazione nasce dal basso. Nella nuova normalità quello che è importante è proprio adattarsi ai nuovi fenomeni, non tanto cercare di prevederli o prevenirli, cosa che se si riuscisse a fare tanto è riguadagnato, ma io porto spesso il concetto dei terremoti. I terremoti non sono prevedibili, almeno finora non ci siamo mai riusciti, però abbiamo capito una cosa, che se le nostre abitazioni sono costruite in maniera tale da resistere a delle scosse, se la nostra organizzazione civile è tale che ci consente di organizzarci e difenderci da eventuali eventi sismici, ebbene un evento sismico non diventa più un trauma, ma diventa semplicemente una difficoltà che poi si supera. Quindi quello che dobbiamo fare è investire su noi stessi, piuttosto che cercare di impedire che gli eventi succedano. E questo credo che sia un insegnamento forte che ci viene dalla pandemia. L'elemento di resistenza è quello di renderci resiliente, ormai è una parola che è entrata dappertutto, ma resiliente significa resistente e in qualche misura lo possiamo fare in varie maniere. Io credo che uno dei principali elementi di resilienza sia l'educazione, perché l'istruzione e l'educazione rendono le persone capaci di trovare quelle soluzioni che sono adatte ai loro problemi. È impossibile immaginare che ci sia una struttura che salvi tutti quanti. Quello che è importante è che ciascuno abbia una capacità di resistenza. Poi ci vuole anche un sistema di carattere generale e quindi il sistema infrastrutturale e i sistemi di quelli che chiamiamo i servizi collettivi. La sanità abbiamo visto quanto era importante, ma è importante avere dei trasporti organizzati bene. È importante soprattutto che questi servizi siano costruiti non con una logica di mercato, che limita la disponibilità dei servizi a quello che è economicamente valido, ma siano costruiti con delle riserve in maniera tale da poter essere utilizzati in casi di emergenza. L'abbiamo visto con la sanità, che avevamo portato molto dei nostri ospedali ad avere un numero di posti letti che fosse adatto a una situazione normale, ma quando la situazione diventa anormale ci siamo trovati con delle carenze. Ecco, bisogna che questi servizi abbiano degli sprechi, devi usare questa parola, nel senso che abbiano dei letti in più o dei trasporti in più che servono quando la situazione lo richiede. Questo è un insegnamento che abbiamo preso dalla pandemia. Il modello economico a cui dobbiamo andare deve essere sostenibile, su questo non ci sono dubbi. Quindi più che domandarci se un nuovo modello è sostenibile è come fare a renderlo sostenibile. Questa è la nostra sfida e d'altra parte la sostenibilità è resilienza, cioè capacità di resistere anche in situazioni avverse quali si potrebbero determinare se ci fossero dei cambiamenti climatici molto forti. Quindi sicuramente può essere compatibile, questo significa uno sforzo comune da parte di tutti quanti i paesi.
E quello che è importante è che ci sia collaborazione, perché se ciascun paese va per conto suo non ce la possiamo fare, perché alla fine ognuno cercherà di difendere il proprio terreno e finiremo tutti quanti a non riuscire a combattere il cambiamento climatico. Io credo che bisogna fortemente investire su noi stessi e sui nostri sistemi e avere una grande fiducia nella tecnologia, a condizione che la tecnologia sia democratica, cioè che ci sia un controllo democratico su tutti i processi di innovazione.